Possesso offensivo per la Virtus. Non va? Prova. Possesso offensivo, come dicevo, per la Virtus. Quando intanto c'è una pausa. E rieccoci, palla ancora Virtus Arechi, possesso offensivo, ancora Roberto Maggio dalla linea dei tre punti, indietreggia, attaccato da Bottioni, prova il tiro da tre, c'è la realizzazione, la prima del match per Roberto Maggio, porta a casa i primi tre punti dell'incontro, possesso ora Juve Caserta per cercare di accorciare le distanze, palla per Rinaldi. Rinaldi dal limite dell'area contro di lui Leggio, scarico su Hassan, attaccato, perde il possesso la Juve Caserta. Hassan aveva cercato Ciribeni ma il pallone va fuori, possesso di nuovo Blaugrana con Gianmarco Leggio pronto a rimettere in campo, la palla per Manuel Diomede. Diomede ancora nella metà campo difensiva, varca ora il centrocampo, contro di lui Ciribene, lo manda a vuoto Diomede. Diomede ancora in palleggio in aria, arresto a tiro, due punti fantastici da parte di Manuel Diomede che con una finta ha mandato dall'altro lato Ciribeni. 9-3 il punteggio per la Virtus Arechi Salerno a 6 minuti e 30 dall'inizio. Possesso ancora Juve Caserta con Hassan, si alza, tiro sbagliato, corto, rimbalzo ancora offensivo sbagliato da Bip, palla Virtus Arechi, Sanna per Maggio ancora da tre, corto stavolta il tiro, il rimbalzo difensivo di Marcello Bip, poi subito in contropiede Rinaldi sbaglia, clamoroso il tap-in di Rinaldi sbagliato dopo l'assist spettacolare di Hassan. Possesso Virtus quando il punteggio rimane ancora sul 9-3, 6 punti di vantaggio Virtus Arechi Salerno. Sanna in possesso palla, ricezione in post basso per Paci che gira da Maggio al limite dell'area dalla lunetta ma recupera Hassan, parte subito veloce verso il canestro, fallo ancora di Massimiliano Sanna. Terzo fallo di squadra per la Virtus Arechi Salerno. Pronto a rimettere in campo Hassan. Chiama lo schema. Si libera Bottioni. Riceve ancora Rinaldi al limite per Ciribeni. Corto il suo tiro ma rimbalza in attacco di Deep. Scarica fuori per Rinaldi che piazza la tripla. 9-6, accorcia le distanze la Juve Caserta con il suo 15, Niccolò Rinaldi. Nuovo possesso offensivo per la Virtus con il numero 22, Roberto Maggio. Roberto Maggio attaccato sempre da Bottioni, scarica su Diomede, lato destro dell'area. Attaccato, raddoppiato, Diomede scarica, c'è il recupero di Rinaldi. Solo in un primo momento, Leggio e cadono i 24 secondi utili per concludere l'azione, quindi il possesso passa alla Juve Caserta. Pronto il numero 15 Rinaldi a rimettere in campo, chiama lo schema Bottioni, palla nella metà campo bianconera, grandi falcate, Bottioni si avvia verso il centro, il cuore dell'area Virtus, scarica su Rinaldi, Rinaldi ancora fuori per Deep. Gioca sul limite dell'area la Juve Caserta con tutti i suoi effettivi pronti a tagliare. Ecco il taglio di Ciribeni non visto da Hassan, in palleggio Hassan prova la penetrazione, adesso è tiro ma non va, rimbalzo difensivo di Manuel Diomede, palleggia Manuel Diomede, palla per Maggio, ricezione di Leggio che scarica su Paci,
sbagliano però l'azione e Sanna perde il possesso che va di nuovo ai bianconeri della Juve Caserta con il numero 15 Rinaldi pronto a rimettere in campo. Subito Bottioni, grandi falcate nella metà campo avversaria, palla per Ciribeni, Ciribeni dentro per Hassan, attacca il canestro, sbaglia, ma il rimbalzo offensivo di Marcelo Dip porta a casa il fallo. E primo fallo per Gianmarco Leggio, il numero 33. Andiamo ancora dalla lunetta, Marcelo Dip. Uno su due per lui. Va il primo, realizza il primo Dip. Due su tre per lui, la percentuale dalla lunetta. Quando intanto la Virtus raggiunge il bonus di falli. E arriva anche, no, sbaglia il secondo libero. 2 su 4 per Marcelo Dip. Possesso blaugrana con Roberto Maggio, attaccato da Bottioni. Ancora Maggio per Paci. Sanna spalle a canestro, spanna, ma Sanna la finta, scusate, attacca, palla per Paci. Non va il suo tiro, recuperato da Dip. Quindi ribaltamento di fronte a Juve Caserta che ha subito in attacco, ancora Dip, scarica veloce con Bottioni, poi la palla per Rinaldi, ancora da tre Rinaldi, 2 su 2 per lui e ribalta il risultato la Juve Caserta, 9-10 il parziale a 3 minuti e 15 secondi dalla fine del match, possesso ancora Virtus, Roberto Maggio lungo il suo tiro, diventa un assist per Diomede, fuori ancora per Sanna in palleggio, provato la serpentina Massimiliano Sanna, non va, attenzione, tantissimo spazio per Rinaldi, non va, rimbalzo difensivo di Paci e subito in attacco la Virtus Arechi con Massimiliano Sanna. Massimiliano Sanna di spalle a canestro, scarica fuori ancora per il play Maggio, dentro per Paci, arresto e tiro, ferro pieno per Paci e rimbalzo di Dip che lentamente si avvia verso la metà campo avversaria, palla ceduta a Bottioni che ora non ha fretta, un punto di vantaggio per la Juve Caserta. San l'assist a volo per Dip, scarica fuori per Ciribeni, corto il suo tiro, rimbalzo di Diomede che attacca il canestro, fuori per Maggio, tenta di ricevere in post alto Leggio, ancora palla a Maggio, Diomede dalla limite non va, ancora un errore da tre per la Virtus Arechi e possesso ancora bianco-nero con Bottioni, la palla per Hassan, limite dell'area, Hassan scarica per Ciribeni, il blocco chiamato a Dip, Ciribeni attacca il canestro, corto e Dip tocca per ultimo, rimessa Virtus Arechi Salerno dopo il rimbalzo difensivo tentato da Gianmarco Leggio. Intanto c'è il primo cambio per la Virtus Arechi, esce con il numero 77 Massimiliano Sanna ed entra con il numero 12 Mark Zumbel. E c'è anche un altro cambio, esce con il numero 33 Leggio ed entra con il numero 0 Lorenzo Tortù. Possesso Virtus con Roberto Maggio, metà campo difensiva, attaccato alto Maggio da Bottioni. Maggio resiste, chiama il blocco a Paci, ancora Maggio dentro e realizza, bella realizzazione di Roberto Maggio, l'anima in questo primo quarto dei suoi. Ribalta ancora il risultato la Virtus Arechi, 11-10 il punteggio, quando manca un minuto e 20 secondi alla pausa breve del primo quarto. Come dicevo, Roberto Maggio è l'anima in questo primo quarto della Virtus Arechi, sta chiamando alla riscossa i suoi quando intanto c'è il primo libero realizzato da Petrucci, numero 8.
con un libero per Petrucci, realizza anche il secondo, subito 2 su 2 per Nicolò Petrucci, subentrato ora in campo. Tanto possesso Virtus Arechi con Diomede, vertice sinistro dell'area, scarico su Roberto Maggio, attaccato subito da due uomini, cambia palleggio Maggio, allarga per Zumbel al limite dei tre punti, tiro sul ferro, Diomede in un primo momento con il rimbalzo, assist per Maggio, corto il tiro e l'ultimo a toccare è Paolo Paci, quindi il possesso sarà Juve Caserta. Tanto c'è un altro cambio tra le file della Juve Caserta, esce il numero 11 Bottioni ed entra il numero 0 Giorgio Galipò, cambia i suoi play la Juve Caserta a 50 secondi dal termine del primo quarto. Subito Galipò in possesso di palla, scarica su Ciribeni, taglia Petrucci, subisce fallo e c'è fallo ancora del numero 12 Mark Zumbel e quindi ancora dalla lunetta la Juve Caserta con il suo numero 32 Biagio Sergio, realizza il primo. Ancora dalla lunetta Sergio realizza, 2 su 2 per lui e ribalta il risultato in vantaggio di 3 punti. Ora la Juve Caserta a 35 secondi dal termine, azione ora con la della Virtus Arechi, palla tra le mani di Mark Zumbel in dicezione alta, poi arriva in suo aiuto Roberto Maggio, scarica su Paolo Paci, attacca il canestro, Paci prova il gancio, non va, recupero di di Ciribeni, subito nella metà campo avversaria, ora attende soltanto la sirena del primo quarto, Ciribeni non vuole accelerare, poi improvvisamente si alza Rinaldi attacca il canestro, lo scarico per Sergio, non va, e intanto termina il primo quarto 11-14 il vantaggio Juve Caserta. Palla per Diomede, vertice destro dell'area, dentro per Tortù, attacca il canestro, Tortù, realizzazione, porta a casa anche il tiro libero, fallo del numero 32 Biagio Sergio. Si presenta sulla lunetta il numero 0 Lorenzo Tortù, pronto alla giocata da 3 punti. Grande azione della Virtus che dopo una palla recuperata va alla realizzazione. Subito parte forte la squadra blaugrana di Patron Nello Renzullo. E tanto arriva la realizzazione, giocata da 3 punti per Tortù. Come dicevo, parte forte la Virtus che riduce subito il passivo di soli 2 punti. Intanto il Rinaldi per Sergio, la palla è già tra le mani di Ciribeni che scarica per Petrucci. Da 3 punti sbaglia, intanto poi goffamente perde la Juve Caserta il possesso con il duo Rinaldi-Sergio e possesso Virtus Arechi con Manuel Diomede, numero 47, a grandi falcate, raggiunge la metà campo avversaria, la finta su Ciribeni che va ancora a vuoto, Diomede ancora in possesso di palla, lo scarico su Maggio che subisce fallo dal numero 0 Galipò, subito secondo fallo di squadra per la Juve Caserta, è partita forte la compagine blaugrana salernitana ad attaccare la difesa bianconera.
Tanto c'è un cambio tra le fila della Juve Caserta. Esce il numero 9 Leonardo Ciribeni, uno dei migliori dei suoi, e rientra in campo con il numero 17 Norman Hassan. Intanto palla per Maggio, dentro per Diomede, lo scarico troppo lungo per Gianmarco Leggio, possesso perso dalla Virtus. Intanto si arrabbia coach Menduto, che chiama la sveglia ai suoi. Possesso bianconero, palla per Sergio, corto per Galipò. Galipò chiama lo schema, subito si posizionano sui vertici dell'area sia Petrucci che Hassan. La palla è ancora tra le mani di Sergio, però Rinaldi, Hassan, finta su Tortù, attacca il canestro, chiuso Hassan, c'è il recupero, poi fallo di Hassan proprio su Roberto Maggio, colui che aveva rubato la palla all'ala casertana. E possesso Virtus Arechi, terzo fallo intanto per la Juve Caserta, terzo fallo di squadra. È partita bene la squadra di coach Menduto, subito aggressivi, grande ritmo a mettere alle corde la Juve Caserta. 8 minuti 32 sul cronometro, punteggio 14 Virtus Arechi, 16 Sporting Club Juve Caserta. Tanto piccola interruzione dovuta alla pulizia del campo. E rieccoci dopo la breve interruzione. Possesso Virtus Arechi, quando siamo, ricordiamo, 8 minuti 25 secondi sul cronometro. Secondo quarto del derby campano tra Virtus Arechi Salerno e Juve Caserta. Palla Virtus Arechi, fallo subito da Gianmarco Leggio. Fallo di Biagio Sergio. E va in bonus di falli la Juve Caserta, mentre la Virtus guadagna una rimessa offensiva. Intanto c'è ancora un'interruzione, il tavolo chiama l'arbitro, vediamo cosa hanno da dire. Tanto ne approfittano i due coach per rimettere a posto un po' le cose. Tanto problema in campo, vanno richiamati i coach, attendiamo l'esito del colloquio a tre tra il primo arbitro e coach Menduto e coach Oldoini. Ci segnalano che è un problema di fumogeno, c'è veramente un'aria irrespirabile all'interno del Palazzauli e l'arbitro ha ritenuto opportuno sospendere un attimo il match finché l'aria non tornerà respirabile. Fumogeno lanciato, ricordiamo, dagli ultra della Juve Caserta. Dopo la breve interruzione voluta dall'arbitro per l'aria irrespirabile creata all'interno del Palazzauli in seguito ad un fumogeno lanciato dalla tifoseria bianconera, si riprende con il possesso offensivo per la compagine di Patron Nello Renzullo. Alla rimessa va Roberto Maggio, si fa vedere Manuel Diomede, riceve proprio lui la palla, attaccato Diomede, bello sprint in area bianconera, ma il tiro non va, recupera Galipò, subito proiettato nell'area di
della Virtus Arechi, palla per Deep contro Leggio, si gira, gancio e realizzazione per Marcelo Deep. 18-14 il parziale del secondo quarto al Palazzoli di Battipaglia tra Virtus Arechi Salerno e Sporting Club Juve Caserta. Intanto possesso blaugrana con Lorenzo Tortù che scarica per Diomede, lo sprint in aria, scarica su Tortù, la finta, arresto e tiro, Tortù corto, ancora il tiro non va, e possesso ancora con Petrucci per la Juve Caserta. Petrucci attaccato da Zumbel, il blocco di Deep, bella assist, la schiacciata di Marcelo Deep, e c'è il primo time out chiamato da coach Menduto. 14-20 il punteggio, 7-17 sul cronometro. Rieccoci in campo dopo il time out chiamato da coach Menduto. Si rivede in campo Massimiliano Sanna al posto di Roberto Maggio. Possesso offensivo per la Virtus Arechi, e da tre arriva la realizzazione tutto solo. Ha avuto il tempo di prendere la mira e realizzare il numero 0 Lorenzo Tortù, che accorcia le distanze. 17-20 il punteggio, ancora però in favore della Juve Caserta. Qui provato subito Bottioni, il gancio sotto canestro stoppato da Diomede, la palla per Leggio da tre, lungo il tiro di Gianmarco Leggio, contropiede Juve Caserta con Bottioni, scarica su Hassan. Hassan step back fuori dall'aria, ancora Hassan rientra, arresto e tiro, realizza, bella realizzazione di Norman Hassan, che realizza i primi punti per lui in questa partita. Palla intanto ancora Virtus Arechi con Manuel Diomede, palla per Leggio che goffamente perde il pallone, anche se recrimina un tocco di Marcelo Deep. Possesso Juve Caserta con il numero 17, ancora Hassan pronto a rimettere in campo per il suo play Riccardo Bottioni. Bottioni lentamente verso la metà campo, schema chiamato a Petrucci. Petrucci scarica su Sergio, fuori per Hassan, finta su Zumbel, poi il tiro corto, bella azione ancora di Norman Hassan, però palla intanto Virtus con Hassan in aria, lo scarico fuori, Leggio tempo di prendere la mira e tirare, ma la sua bomba non va. Tiro lungo, possesso ancora Caserta con Bottioni, attaccato da Zumbel, e intanto arriva il fallo di Gianmarco Leggio, primo fallo di squadra per la Virtus in questo secondo quarto e secondo fallo personale per il numero 33 Leggio. Rimessa in zona offensiva, numero 8 Petrucci per Bottioni. Hassan prova lo scarico tutto solo, Deep che può tirare ma il suo tiro è lungo, palla Virtus Arechi con Diomede che chiama lo schema, c'è il taglio di Zumbel che viene a ricevere, ancora Zumbel allarga per Hassan, chiama il blocco di Tortù, non Hassan, attenzione difesa dura su Hassan,
ma arriva il fallo del numero 32 ancora Biagio Sergio, e quindi si va dalla lunetta. Quando intanto arriva il cambio e c'è proprio il numero 32, l'autore del fallo, Biagio Sergio, rientra in campo il numero 9 Leonardo Ciribeni. Quando intanto Massimiliano Sanna è pronto dalla lunetta con i due liberi dovuti al bonus di falli accumulato dalla Juve Caserta. Vediamo se riesce ad accorciare le distanze Massimiliano Sanna. Il primo tiro libero non va, il punteggio rimane inchiodato sul 17-22 in favore della Juve Caserta a metà quarto. Arriva la seconda realizzazione intanto per Massimiliano Sanna, palla Juve Caserta con il suo play Bottioni. Bottioni subito chiama lo schema, c'è il taglio di Hassan bloccato da Tortù, viene a ricevere Ciribeni, troppo lontano però dalla linea dei 6-75. Intanto canestro non chiamato per il fallo del numero 77 Massimiliano Sanna, e quindi secondo fallo di squadra per la Virtus Arechi e rimessa in zona offensiva. Intanto sostituzione Virtus Arechi, rientra in campo il lungo Paci al posto di Gianmarco Leggio. Rimessa Juve Caserta, Petrucci per Bottioni, Bottioni arresto, finta scaricata dalla linea dei tre punti, ma perde palla dal buon attacco di Sanna, poi Tortù va a realizzare 20-22, 4-44 sul cronometro e time out Juve Caserta. Rieccoci in campo nel derby campano Virtus Arechi Salerno Sporting Club Juve Caserta. Ci eravamo lasciati con la realizzazione di Tortù che ha riportato in partita i suoi 20-22 il punteggio, 4-30 sul cronometro all'intervallo. Intanto possesso Juve Caserta, il tiro corto di Marcello Dip recuperato da Sanna che attacca veloce il canestro. Sanna la penetrazione realizza, grande realizzazione di Massimiliano Sanna in percussione, ha tagliato tutta l'area bianconera. 22-22, 4 minuti all'intervallo dal Palazzoli di Battipaglia, possesso palla Marcello Dip per Petrucci, la palla è per Bottioni, fuori per Hassan, Ciribeni dalla linea del 6-75, non va, e il rimbalzo di Paci non è completo. Palla solo toccata dal numero 15 salernitano, possesso offensivo ancora bianconero, pronto a rimettere in campo il numero 11 Bottioni, chiama lo schema ai suoi, Hassan sulla linea dei tre punti, Ciribeni libero, la palla però è per Rinaldi che realizza tre punti per la, no attenzione, due punti, realizzazione da due punti per la Juve Caserta, aveva il piede sulla linea Niccolò Rinaldi, quindi due punti solo per i bianconeri, 22-24 il punteggio. Intanto Zumbel scarica per Sanna, corto il suo tiro, rimbalzo di Hassan, si proietta veloce verso l'area avversaria e realizza, porta a casa anche un fallo
anzi no, attenzione, time out chiamato da coach Menduto. 22-26 il punteggio, 3 minuti e mezzo al termine del secondo quarto. Rieccoci in campo dopo il time out chiamato da coach Menduto. Possesso Blaugrana, Virtus Arechi Salerno. Manuel Diomede scarica su Tortù, dentro per Paci, contro di lui Deep, ma grande difesa della palla da parte del pivot torinese Paolo Paci. E 24-26 il punteggio quando mancano 3 minuti all'intervallo. Ancora in partita la Virtus Arechi, che aveva cominciato con buon piglio il secondo quarto recuperando e portandosi in vantaggio. Poi nella seconda parte del quarto il piccolo calo e vantaggio ancora Juve Caserta. Intanto c'è un possesso recuperato dopo il rimbalzo difensivo per la Juve Caserta. Pronto Bottioni a rimettere in campo. Intanto però in zona offensiva per la Juve Caserta, il tiro di Hassan è andato corto, ha recuperato quindi la compagine blaugrana di presidente Nello Renzullo. Palla per Zumbel, palleggio, chiama in aiuto Paci che riceve in post troppo alto, però la palla scaricata su Diomede che prova la realizzazione da tre che non va, contropiede spinto da Bottioni, taglia tutta l'aria. Il suo tiro colpisce il tabellone, ma intanto subisce fallo del numero 12 Zumbel. Terzo fallo per lui e coach Orlando Menduto lo richiama in panchina. Dentro Roberto Maggio, forse l'anima dei suoi nel primo quarto, tenuto a lungo a riposo in questo secondo quarto. Vediamo cosa darà di più per i suoi. Intanto dalla lunetta Bottioni va col primo tiro libero. 27-24 il punteggio, 2 minuti e 15 all'intervallo. Si prepara al secondo tiro Bottioni, 2 su 2 per lui ancora. E 28-24 il punteggio, 4 punti il vantaggio. Intanto rimessa sciagurata di Paci, perde il possesso ancora Juve Caserta. Bottioni dal cerchio di centrocampo prova a partire, chiama il blocco di Deep su Paci. Maggio contro Bottioni, ancora Bottioni, scarica su Ciribeni, prova ad andare Ciribeni, bloccato solo in un primo momento da Sanna, poi la bella finta di Bottioni e fallo subito da da Bottioni. Lo colpisce Lorenzo Tortù. Quarto fallo di squadra anche per la Virtus Arechi,
che va in bonus di falli. Si appresta proprio Bottioni, dopo la bella finta, il fallo subito da Tortù, ad andare a battere altri due tiri liberi. Concentrazione massima di Bottioni, va il primo, non va. Stavolta non è preciso il numero 11, bianco-nero, non realizza il primo. Vediamo il secondo realizzato. Rimessa di Tortù per Roberto Maggio, che riprende le redini del gioco. Ancora Roberto Maggio a grandi falcate verso l'area avversaria. Su di lui Bottioni, lo scarico su Tortù, spalle a canestro, Tortù si gira, realizza Tortù. 26-29 il punteggio, 1 minuto e 30 secondi all'intervallo, possesso Juve Caserta ancora. Bottioni, Bottioni contro Maggio, lo scarico su Ciribeni, ancora per Bottioni, Bottioni prova a tagliare tutta l'area, si ferma, dip, scarica su Ciribeni. Attenzione, arriva il fallo di Roberto Maggio, sbraccia il numero 22. E ora altri due tiri liberi per la Juve Caserta. 5 falli di squadra per parte, entrambe le squadre in bonus di falli. Ancora Bottioni dalla lunetta. Parte il primo libero di Bottioni, realizzato. 26-30 il punteggio. Ancora il secondo, non va, di Bottioni, rimbalzo difensivo di Lorenzo Tortù, che salta più in alto di Rinaldi. Ancora in fase offensiva Diomede subisce fallo da Ciribeni e si va dalla lunetta. Manuel Diomede, provato la scossa per i suoi, va dalla lunetta. Intanto prendono le ultime indicazioni dalla panchina i giocatori blaugrana. Ed ecco Diomede dalla lunetta, pronto a giocare primo tiro libero. Realizza il numero 47 salernitano, 27-30 il punteggio. Resiste il piccolissimo vantaggio bianconero casertano. Diomede, non va il secondo. Rimbalzo in attacco però di Paci. Scarico per Tortù, attacca il canestro, recupera e subisce ancora fallo. Due volte Tortù non realizza, ma alla seconda subisce il fallo bianco-nero e dalla lunetta va proprio il numero 0, Lorenzo Tortù. 27-30 il punteggio, alla possibilità la Virtus Arechi di chiudere all'intervallo con un solo punto di svantaggio ai danni della Juve Caserta. Vediamo però come realizzerà Tortù dalla lunetta. Tanto ancora inservienti in campo, il sudore è tanto sulla pelle dei giocatori. Realizza il secondo dopo aver sbagliato il primo Lorenzo Tortù, e quindi ad un minuto dall'intervallo il punteggio rimane di due punti di vantaggio per la Juve Caserta al Palazzoli di Battipaglia. Ancora però in fase offensiva Petrucci, che subisce fallo, ma non è buona la realizzazione, e quindi due tiri dalla lunetta per Niccolò Petrucci. Può allargare il vantaggio la Juve Caserta. Buono il primo tiro libero di Petrucci, 31-28 a 50 secondi dall'intervallo. Parte il secondo, 2 su 2 per Petrucci e 28-32 in favore dei bianconeri. Tanto c'è il cambio, esce il numero 15 Rinaldi, rientra in campo Petrucci per questi ultimi secondi di gara del secondo quarto. Intanto possesso blaugrana, fallo di Hassan ai danni di Maggio e si va dalla lunetta proprio il numero 22 Roberto Maggio.
ha l'occasione di dimezzare il vantaggio. Sta decidendo moltissimo ai liberi questa parte finale del secondo quarto, essendo da molti minuti entrambe le squadre in bonus di falli. Intanto c'è la prima realizzazione di Roberto Maggio, 29-32 il punteggio, 43 secondi, 7 decimi sul cronometro. Arriva il secondo sbagliato, Tortù solo in un primo momento, recuperato il pallone da Juve Caserta, 35 secondi all'intervallo, possesso offensivo Juve Caserta. Roberto Petrucci, scusate, dentro in post basso, la ricezione di Hassan che si gira velocissimo, sbaglia però la realizzazione, Tortù recupera, ancora Tortù scarica fuori per Melchiorri, Mattia Melchiorri scarica poi su Roberto Maggio, ultimo 10 secondi di secondo quarto, prova la giocata da tre, Roberto Maggio non va, possesso di Marcello Dip e sulla sirena, non va là il tiro di Petrucci, 29-32 il punteggio all'intervallo al Palazzoli, in vantaggio la Juve Caserta. È ripresa da 50 secondi il terzo quarto tra Virtus Arechi Salerno e Sporting Club Juve Caserta, ancora vantaggio per la Juve Caserta che si è ridotto però ad un solo punto, partito forte la Virtus in questo terzo quarto, ora recupera un'altra palla in difesa con Roberto Maggio che spinge l'azione offensiva, Maggio dentro recupera Deep solo per un momento. Ancora possesso Virtus, Roberto Maggio si arresta sulla linea dei tre punti, prova la progressione, l'assist troppo arretrato per Paci, riparte la Juve Caserta con Rinaldi, linea dei tre punti, fallo ancora di Gianmarco Leggio, ancora un fallo per il numero 33 Blaugrana, terzo fallo per lui e primo fallo di squadra in questo terzo quarto per la Virtus Arechi. Rimessa in zona d'attacco, Leggio intercetta però, Sanna può spingere la manovra offensiva dei suoi, perde un tempo di gioco, la palla arriva comunque a Manuel Diomede che scarica su Leggio, spalle a canestro, lotta Leggio che realizza aiutandosi con il tabellone, 33-32, 8-15 sul cronometro. Ribalta la situazione la Virtus Arechi dopo tre tempi, vantaggio di un punto. Ancora però Ciribeni, la stoppata, ma arriva il tap in di Marcello Dip, 34-33, rimette il muso avanti la Juve Caserta. E tanto c'è un intervento di coach Menduto che richiama Paci e arriva anche il cambio, esce il numero 33 Leggio, rientra migliore dei suoi finora Lorenzo Tortù con il numero 0. Abbiamo all'intervallo anche i primi dati statistici, 12 realizzazioni per Lorenzo Tortù, come dicevo appunto il migliore dei suoi, segue a ruota con 7 punti Massimiliano Sanna, 5 realizzazioni per Roberto Maggio, 3 per Manuel Diomede, 2 per Paolo Paci. Ancora non si è visto al 100% il pivot torinese, importantissimo nella passata stagione per i suoi. Tanto ancora in fase offensiva la Virtus Arechi prova a sviluppare la sua azione, spalle a canestro, Paci nella sua classica azione, gancio che però non va, Sanna ruba però il rimbalzo
e guadagna anche fallo. Intanto arriva anche un cambio per la Juve Caserta, esce il numero 17 Hassan e entra con il numero 8 Petrucci. Possesso in fase offensiva per la Virtus con Tortu che prova da tre, lo schema non va. Possesso in fase offensiva per la Juve Caserta con Ciribeni sulla linea dei tre punti. Lottano Marcello Di Peppaci, poi arriva il fallo di Manuel Diomede sul numero 9 Ciribeni. Tentativo, attenzione, un principio di rissa tra Bottioni e Massimiliano Sanna. Arriva l'arbitro a sedare gli animi. Arriva anche il cambio, esce proprio il numero 11, molto probabilmente Bottioni, pronto a lasciare spazio al numero 0 Galliposi. Ed è così, quando intanto e attende sulla linea sulla lunetta, scusate, Ciribeni, pronto per i due liberi che ha portato a casa nell'azione precedente. Concentrazione massima per Leonardo Ciribeni. Va al primo tiro, realizza 1 su 2 per Leonardo Ciribeni. Pronto anche al secondo, parte un attimo in anticipo Deep, ma non ce n'è bisogno. Realizza 2 su 2 Leonardo Ciribeni e si riparte ancora dal vantaggio di 3 punti per i bianconeri casertani. Subito la pressione alta sulla azione offensiva di Diomede, sbaglia il tiro, fallo intanto in difesa di Niccolò Rinaldi, secondo fallo di squadra anche per la Juve Caserta. Tanto c'è il cambio, esce con il numero 15 proprio Niccolò Rinaldi, rientra Biagio Sergio il capitano, il numero 32. Pronta la rimessa offensiva battuta da Paci per Tortù, palla al cervello Maggio, dentro per Diomede attaccato da Ciribeni, il canestro non va ma porta a casa comunque due tiri liberi importantissimi Manuel Diomede, increscendo la sua prestazione questa sera. Tanto l'arbitro rimanda in panchina il pallone, zuppo di sudore, può essere giocabile ora. Attende sulla lunetta Manuel Diomede, va a prendersi il 5 da Paolo Paci e l'incoraggiamento. Diamo alla possibilità di avvicinarsi tantissimo, parte il primo di Diomede realizzato, 34-36 il punteggio quando siamo a 6 minuti e 50 del terzo quarto. 2 su 2 per Manuel Diomede, riduce lo svantaggio di un solo punto ora la Virtus Arechi a metà del terzo quarto. Partita bellissima fino ad ora con una grande cornice di pubblico qui al Palazzoli, nonostante il campo neutro. Salernitani si dimostrano grande pubblico appassionato di grande pallacanestro. Tanto bellissima azione, ma altrettanto bellissima stoppata di Paolo Paci che alimenta l'azione offensiva. Sanna al momento di appoggiare a canestro va fuori da Diomede. Schema particolare della Virtus, palla ancora sulla linea dei tre punti per Diomede, ci prova, la palla però rimbalza sul ferro. Tortù ancora una presenza in area avversaria, cattura l'ennesimo rimbalzo in attacco della sua partita. Lorenzo Tortù, ancora il migliore dei suoi, porta a casa anche due tiri liberi. Tanto Roberto Maggio riceve le indicazioni di coach Menduto, pronti a partire, due tiri liberi per Tortù. Il primo, dopo aver colpito due volte il ferro, non va. Si concentra ancora Lorenzo Tortù. 35-36 il punteggio, che pareggia in questo momento Lorenzo Tortù. 36-36, 6 minuti sul cronometro, partita ancora in perfetto equilibrio. Tanto Ciribeni, bell'azione, scarica per il numero 8 Petrucci, il suo tiro però è corto dalla linea dei tre punti. Ciribeni ancora sulla linea dei tre punti, ci prova la Juve Caserta
con i suoi cecchini, tiri ancora che si infrangono sul ferro, il punteggio rimane stampato sul 36-36. Partita equilibratissima tra le due compagini, le favorite di questo campionato Old Wild West Serie B. Tanto arresto e tiro bellissimo di Paolo Paci, che chiama la scossa ai suoi, si anima il pubblico del Palazzauli. 38-36, mette il muso davanti la Virtus a metà del terzo quarto. Ancora però con Petrucci, la Juve Caserta avanti, scambio tra lui e Ciribeni. Ciribeni, attenzione però, subisce il fallo di Paolo Paci. Troppo severa qui la chiamata forse del secondo arbitro, che fa infuriare i tifosi salernitani. Si chiede spiegazioni anche sia il tecnico Menduto che il suo assistente. Stato a colloquio anche Lorenzo Tortugo, l'arbitro, ora quando c'è l'intervento degli inservienti. Ancora campo bagnato e con la rimessa per la Juve Caserta, possesso Galipò, balla rubata però da Tortù, fermato in contropiede da Petrucci, porta a casa due tiri liberi Lorenzo Tortù. Juve Caserta ha raggiunto di nuovo il bonus di falli e si va quindi dalla lunetta. Ancora Lorenzo Tortù, l'anima della Virtus Arechi, al 4 minuti e 50 dal termine del terzo quarto. Dalla lunetta Tortù, parte il primo libero, non va. Ancora un errore nel primo tiro libero da parte di Lorenzo Tortù. Ci riprova, ha ancora a disposizione un tiro e non va. 0 su 2 per Lorenzo Tortù. 38-36, due punti di vantaggio per la Virtus Arechi. Attenzione però Petrucci, una penetrazione spettacolare che taglia a metà la difesa blaugrana e punteggio ancora in parità, 38-38. Parte Roberto Maggio, finta di corpo, cerca di saltare Galipò, palla ancora nello scambio veloce con Diomede, la palla ancora per l'ala napoletana, scarica su Paci in post alto, arresta e tiro e realizza Paolo Paci. Ecco l'apporto del numero 15 che è mancato nei primi due quarti, sta crescendo man mano sia in fase difensiva che in fase offensiva il numero 15, che ora lotta con Deep, ne approfitta Ciribeni al rimbalzo, però non ha vita facile con Massimiliano Sanna. Azione offensiva ancora per la Virtus, Sanna prima si ferma e poi attacca il canestro, tanto guadagna però comunque il possesso. Tanto c'è un cambio, esce il numero 9 Ciribeni ed entra Bottioni, esce anche tanto attenzione c'è l'arbitro che chiama rimessa a Caserta, ma invocano un canestro, non si capisce bene. Si riparte comunque dal 43-38 per la Virtus Arechi in un frangente di gara dove non si è ben capito. 3 minuti e 50, 43-38 il punteggio, palla per Hassan. Hassan sulla linea dei tre punti, prova il taglio in aria, si fa vedere Deep, scambio veloce con Hassan da tre, bella azione della Juve Caserta. Deep Hassan proprio con il numero 17 che realizza da tre punti, Juve Caserta di nuovo avanti, un punto di vantaggio, 40-41 in favore dei bianconeri, il punteggio al Palazzauli. Qui
combinazione lenta tra Tortù e Paci, alla meglio il numero 11 Bottioni, poi dai 9 metri prova Petrucci, tiro sbagliato, in contropiede Sanna, va al tapin, tapin facile sbagliato da Sanna. Attenzione, fase confusa dove alla meglio Roberto Maggio aveva sbagliato il tapin, Massimiliano Sanna però recuperato la Virtus in un'azione rocambolesca, ci prova Maggio da tre, ferro pieno, massa Sanna al rimbalzo, scusate, perde ancora la palla però stoppato da Petrucci, Petrucci sulla linea dei tre punti galvanizzato, corto il suo tiro, al rimbalzo va Diomede. 2 minuti e 30 alla fine del terzo quarto, un punto avanti Caserta, partita condizionata da tanti errori, punteggio molto basso al terzo quarto, fallo, una partita molto fisica, sì, una classica partita da derby questa prima giornata dove i meccanismi non sono ancora rodati e le squadre sono ancora sovraccariche del lavoro in palestra. Il risultato è un 40-41 equilibratissimo al Palazzoli e ancora un intervento degli inservienti a pulire il campo. Si riparte da Manuel Diomede in lunetta, va primo tiro realizzato da numero 47 Blaugrana che riacciuffa il pareggio per la compagine di Patron Nello Renzullo, secondo realizzato da Manuel Diomede, 42-41, di nuovo avanti Virtus Arechi e arriva anche il cambio, esce proprio il numero 47 Diomede, rientra con il numero 12 Mark Zumbel. Possesso bianconero con Leonardo Ciribeni, poi Bottioni, Bottioni serve Sergio, fuori ancora per Bottioni, Petrucci, combinazione veloce, solo per un momento aveva intercettato Sanna, palla ancora per Petrucci, fuori per Bottioni, corto il tiro, deep al rimbalzo e realizza, 43-42, un punto avanti ancora Juve Caserta. Partita combattutissima, si lotta sotto ogni canestro, punto a punto. Roberto Maggio dall'altro lato, metà campo difensiva della Juve Caserta, Roberto Maggio ancora in palleggio, chiama il blocco Paolo Paci, si libera per la conclusione da tre punti, non va il tiro del numero 22, subito in attacco Caserta, Sergio rimbalzo, attacca il canestro, palla fuori sul recupero di Paolo Paci, tanto cambio ancora per lui, rientra con il numero 33 Gianmarco Leggio, rimessa in zona d'attacco per la Juve Caserta con Petrucci, vede Bottioni dalla linea dei 9 metri, Bottioni parte in palleggio, taglia tutta l'aria, Bottioni stoppato da Leggio con un fallo però. Ancora arriva una chiamata fallosa del secondo arbitro ai danni di Gianmarco Leggio con il suo quarto fallo personale, due tiri liberi guadagnati dalla Juve Caserta che va dalla lunetta proprio con il numero 11 Bottioni. Tanto si fanno sentire ancora gli ultra casertani che stanno animando il Palazzoli. Parte il primo libero di Bottioni, realizzazione, 44-42 il punteggio. Va al secondo libero, concentrazione massima, non va, 1-2 per Bottioni, rimbalzo di Tortù, palla sulla sinistra da Zumbel, guadagna la posizione centrale del cambio, scambio veloce con Sanna, ancora Tortù dalla linea dei 6-75, Sanna prova ad attaccare il canestro, non va,
Buona la difesa di Ciribeni, subito pressato però, attenzione, Tortù recupera, palla per Sanna, non va, rimbalzo in attacco ancora di Tortù, fase confusa del match che si risolve con un fallo da parte di Ciribeni, anzi di Marcello Dip, scusate, e ancora tiri liberi, c'è bisogno di un altro intervento degli inservienti. Ripartiamo dalla lunetta con Lorenzo Tortù, che in una fase molto concitata e confusa dell'azione precedente, dopo due rimbalzi recuperati in fase offensiva, ha portato a casa un fallo, realizza il primo tiro libero che porta sul 43-44 in favore della Juve Caserta la partita, possibilità di riagguantare il pareggio e non va, 1-2 per Lorenzo Tortù. Palla ancora Juve Caserta con il capitan Sergio per Ciribeni, scambio veloce con Bottioni, attenzione ancora dentro Sergio, sotto canestro per Dip, dimenticato Marcello Dip, sotto canestro, 46-43, ultimo possesso per la Virtus Arechi, Roberto Maggio lotta molto con le mani addosso, sotto canestro tra Tortù e Sergio, palla per Tortù, ancora contro Sergio, dalla linea dei tre punti, Tortù lungo, rimbalzo di Sanna, non va ancora, ancora poca precisione, sotto canestro, contropiede di Petrucci, corto il suo tiro sulla sirena che sancisce la fine del terzo quarto, 43-46 il punteggio a favore della Juve Caserta, ancora avanti di tre punti. Di postare lui, scarica su Tortù, ancora per Zumbel, raddoppiato Zumbel, subisce fallo da parte del numero 32 Sergio, arriva il primo fallo di squadra per la Juve Caserta di quest'ultimo quarto, sostituzione intanto, esce con il numero 13 Attonaci e si rivede in campo il numero 15 Paci per provare a mettere un po' di centimetri e pressione in aria Juve Caserta. Zumbel alla rimessa per Manuel Diomede, ancora Diomede, scarica su Tortù, a spazio per il tiro da tre, troppo alto, non va, recupera ancora Juve Caserta, possibilità di allungare il suo vantaggio, dentro Rinaldi, lotta con Zumbel, fuori per Sergio, Ciribeni da tre, non entra il tiro di Ciribeni da tre e Diomede al rimbalzo può avviare l'azione offensiva blaugrana, palla per Massimiliano Sanna, scambio veloce ancora con Diomede, palla per Tortù, la alza per Sanna, difficoltà nel controllo, poi scarica bene per Diomede da tre, improvvisa la fiammata di Manuel Diomede, vantaggio Virtus Arechi 50-49 al metà, ultimo quarto, 5:25 sul cronometro, prova a rispondere Petrucci, non va, si dispera il numero 8 casertano, aumenta il pressing ora alla Virtus, scambio veloce Diomede Sanna, ancora Diomede per Mark Zumbel, ancora Zumbel, palleggio ancora per lui, prova a tagliare in aria, resto e tiro di Zumbel, ferro pieno per lui, prova a ripartire la Juve Caserta con Bottioni, il suo play, chiama lo schema, prova a rifiatare un po' ora la Juve Caserta dopo i primi minuti di pressing, ora ritmo un po' più basso, squadre sono anche provate, partita molto fisica quest'oggi, intercetta Tortù, pallone guadagna la rimessa la Juve Caserta nella metà campo della Virtus Arechi, tanto c'è il cambio, esce Lorenzo Tortù, rientra Gianmarco Leggio, prova un'altra arma da tre, coach Orlando Menduto,
aggiunge ancora fisicità e una buona mano dalla distanza, coach Menduto. Intanto un altro si riparte dopo l'intervento richiamato, però l'inserviente e ancora non riprende il gioco. 4:41 sul cronometro, 50-49 in favore della Virtus, un punto di vantaggio preziosissimo. Rimessa però in zona d'attacco per la Juve Caserta, intercetta Sanna la palla diretta ad un facile tap-in di Deep. Ottima interdizione difensiva del numero 77 salernitano. Rimessa ancora Juve Caserta, ancora Bottioni a battere, chiama lo schema ai suoi, si allontana Rinaldi che parte dal vertice basso destro dell'area, palla per Hassan dalla linea dei tre punti e scade tempo d'azione. Può rifiatare la Virtus sul tiro del numero 17 Norman Hassan. Possesso Salerno col numero 47 Manuel Diomede, che a grandi falcate si avvia verso il vertice destro dell'area casertana. Palla per Zumbel, posizione centrale, Zumbel per Paci, arresto e tiro di Paci che realizza. 52-49, si allunga a tre punti il vantaggio della Virtus, 4 minuti al termine. Ora agitatissimo anche l'assistente Mario Menduto sulla panchina. È un momento importante per la Virtus, arriva però il numero 15 Rinaldi a spegnere gli entusiasmi, si fa sotto di nuovo la Virtus, lo Sporting Club Juve Caserta, scusate. Palla per Manuel Diomede, ancora possesso Virtus, dietro per Paci. Paci ancora contro Marcelo Dip, lotta tra titani, non va il gancio, poi fallo in attacco di Paolo Paci. Intanto attenzione, momento di tensione tra i due pivot, scontro tra titani nel centrocampo qui al Palazzauli. Continuano i battibecchi dalla distanza. Intanto, se non sbaglio, l'arbitro ha chiamato ad entrambi un tecnico. Vediamo cosa accade. Così si avvicina al tavolo. Sì, tecnico per entrambi i giocatori, per il numero 4 e per il numero 15. Un tiro libero a testa. Anzi no, possesso Juve Caserta. Bottioni in possesso palla per Petrucci, si riparte dal possesso bianconero, palla per Rinaldi, ancora per Bottioni, 3 minuti 25 secondi sul cronometro, vantaggio di un punto della Virtus Arechi Salerno. Marcelo Dip riceve in posta alto, Hassan prova a fare tutto da solo, arresto e tiro, realizza Hassan, porta i suoi davanti. Bella arresto e tiro nel cuore dell'area blaugrana per il numero 17 egiziano e vantaggio Juve Caserta. Diomede, arresto e tiro e vantaggio Juve e Virtus Arechi, scusate. 54-53, partita bellissima in questi 2 minuti e 50 secondi finali. Botta e risposta per entrambe le squadre, palla di Rinaldi sotto canestro, rimbalzo provvidenziale di Sanna che fa ripartire l'azione offensiva nelle mani di Manuel Diomede. Palla per Zumbel, ancora Zumbel, sbaglia clamorosamente il numero 12, però buona difesa conclusa con un fallo. Attenzione però, fallo del numero 12 Mark Zumbel, che dopo aver perso una brutta palla in fase d'attacco. Tanto time out chiamato da coach Menduto.
si riparte dopo time out chiamato da coach Orlando Menduto. 2 minuti 29 secondi nell'ultimo quarto del derby tra Virtus Arechi Salerno e Sporting Club Juve Caserta, 54-53 il punteggio. Si riparte però, come dicevo, da libero di Niccolò Rinaldi dopo la palla persa di Zumbel e il successivo fallo. Primo tiro realizzato dal numero 15 casertano e pareggio raggiunto. Secondo tiro a disposizione per riportarsi in vantaggio. Va Niccolò Rinaldi, non va! 1-2 per lui, rimbalzo difensivo di Paci. Ancora parità perfetta, 2 minuti 22 secondi sul cronometro. Possesso blaugrana, Roberto Maggio, che ha preso il posto intanto di Mark Zumbel. Leggio per Massimiliano Sanna, finta di tiro e poi il fallo di Petrucci su Massimiliano Sanna. Terzo fallo di squadra per la Juve Caserta. E arriva il secondo fallo di Niccolò Petrucci. Intanto due tiri liberi. L'arbitro ha ravvisato un fallo all'interno del pitturato. Due tiri quindi per Massimiliano Sanna. Va il primo, 55-54, ancora avanti la Virtus. Partita infinita, saranno 2 minuti memorabili. E va anche il secondo con un po' di fortuna. Vantaggio doppio, 56-54, 2 minuti al termine. Partita che si accende ancora ulteriormente. Ci prova Bottioni da 9 metri. Hassan riceve, vertice dell'aria. Hassan prova ad andare lui, lo fermano. Poi con un po' di fortuna riesce a servire deep dalla distanza. Poi va Petrucci, non va però il tiro dalla linea dei 9 metri. Quindi possibilità di offensiva per la Virtus con Roberto Maggio. Ancora Maggio dentro per Paci. Paci fa tutto da solo, scarica fuori per Diomede dalla linea dei 3 punti. Non va il suo tiro, rimbalzo di Petrucci. Azione offensiva alimentata ancora da Bottioni per la Juve Caserta. 1 minuto 10 secondi sul cronometro, 56-54 il punteggio. Attenzione, realizzazione di Hassan che raggiunge il pareggio, ma c'è il fallo di Manuel Diomede. È possibile giocata da 3 punti importantissima di Hassan, portare ancora avanti i suoi in seguito al libero che tra poco tirerà. 1 minuto 7 secondi sul cronometro, 56 pari. Sbaglia il libero, non c'è giocata da 3 da parte di Hassan. Rimbalzo di deep però alimenta l'azione offensiva caserta. 56-56, scocca ora l'ultimo minuto. Prova ancora Hassan che realizza Hassan e coach Menduto chiama il time out. 56-58 in favore della Virtus, della Sporting Club Caserta, scusate. 55 secondi al termine della partita. Si infiamma il pubblico di fede bianconera. Pausa per noi. Dopo il time out di coach Orlando Menduto riparte
l'azione con possesso blaugrana, Roberto Maggio alla rimessa, realizzazione importante di Hassan che ha portato i suoi avanti di due punti a 55 secondi dal termine. Paci per Diomede, ancora Diomede sfrutta il blocco di Paci, 7 secondi sul cronometro, Sanna da 3, il pallone che prima entra poi esce dal cesto, incredibile fallo su Diomede da parte del numero 11 Bottioni, e due tiri liberi importantissimi per il numero 47 Manuel Diomede, possibilità a 40 secondi dal termine di portare ancora in vantaggio, in pareggio i suoi, scusate. Concentrazione massima per Diomede, 1 su 2, 57-58 il punteggio. Secondo tiro per Manuel Diomede. Fischi del pubblico di Fede Casertana, ma 2 su 2, non si fa intimidire Manuel Diomede. 35 secondi al termine, 58-58. Ora la difesa farà la partita e determinerà la partita. Attenzione, il fallo. Fallo fischiato a Sanna. Tiri liberi per Norman Hassan con la possibilità di portare ancora avanti i suoi, 29 secondi al termine. Dalla lunetta Norman Hassan, intervento degli servietti e noi ci fermiamo per il mini spot. Ancora tantissime interruzioni, si riparte dalla lunetta con due tiri a disposizione di Norman Hassan, sbaglia il primo e attenzione, 29 secondi, 9 decimi al termine della gara, un tiro sbagliato su due da Norman Hassan, 58-58 il punteggio, sbaglia anche il secondo, attenzione, rimbalzo in attacco e ultimo possesso Virtus Arechi, attenzione, 20 secondi al termine, Diomede disegna l'azione che può portare alla vittoria, 15 secondi ancora, Diomede nel cerchio di centrocampo, doppio blocco, lo sfrutta Diomede, quasi perde il possesso, ancora Diomede, 3, 2, 1, prova il tiro, non va, attenzione, la Juve Caserta con Hassan, il tiro non va, corto, corto il tiro di Hassan, brividi nel finale, 58-58, si va all'overtime, brivido nel finale, Diomede sbaglia l'appoggio, ruba Hassan che prova allo scadere, un tiro dai 9 metri che non va, mini spot per noi, a tra pochissimo.
partita non adatta ai deboli di cuore, la prima giornata del campionato Old Wild West di Serie B tra Virtus Arechi Salerno e Sporting Club Juve Caserta. Il possesso rimane alla Virtus dopo quattro tempi dove è la dominata, la parità sia nel punteggio che nei gesti atletici dei giocatori in campo. Nessuna squadra ha dominato sull'altra, sostanziale equilibrio. Si riparte, 5 minuti per decidere il vincitore di questa sfida bellissima. Tanto ancora un'interruzione, i Servietti ancora in campo, perché ancora non in perfette condizioni secondo i giocatori, si può finalmente riprendere. Ancora però un'interruzione e quindi un altro mini break per noi. Si riparte dopo l'ennesima interruzione con il possesso di palla blaugrana. Paci, il possesso di palla, blocco per favorire l'inserimento di San. Intanto Maggio recupera il pallone, lo riperde, Hassan domina con i suoi centimetri, riparte la Juve Caserta attaccato da San. Hassan scade il gioco di parole, palla poi ceduta a Bottioni che riprende con il palleggio, si inserisce in area, attaccato da Maggio, perde palla, ruba la palla a Maggio, grandissima scippata del play numero 22 e azione che torna nelle mani salernitane. Diomede ancora in possesso, si alza Paci, sfrutta il blocco, Diomede inserisce in area, prova la penetrazione, resta il tiro di Manuel Diomede, fattore in questo finale di partita, fattore Manuel Diomede, si è praticamente caricato tutta la squadra sulle spalle e grazie a lui la partita sta continuando. È partito a ritmo lento il numero 47, ma poi un crescendo di prestazione per lui e il risultato è 60 Virtus Arechi, 58 Juve Caserta, 3 minuti e 58 alla fine del primo overtime. Intanto ancora un'interruzione quando il possesso è per la Juve Caserta che riparte da Bottioni, poi Petrucci, ancora Bottioni, Juve Caserta ancora nella propria metà campo, si porta subito poi con la palla per Sergio, si muove ancora San, preferisce lo scarico però su Petrucci, ancora San sul piede perno, gira su se stesso, prova l'appoggio al tabellone, poi non va ma fa rimbalzare la palla su Massimiliano Sanna. Il risultato è ancora possesso per la Juve Caserta, 3 minuti 37 sul cronometro, resiste il vantaggio stavolta della Virtus Arechi, avanti di 2 punti. ...14 secondi per concludere l'azione per la Juve Caserta, si riparte dal vantaggio su rimessa, stoppato Hassan da Hassan che non riesce però nel contropiede, possesso ancora per la Juve Caserta, 3 minuti 28 secondi sul cronometro, 60-58 il punteggio per il blaugrana di Patron Nello Renzullo, rimessa ancora per Petrucci, si fa vedere Bottioni,
lo serve fuori per Hassan, intercetta Hassan, ancora la stoppata, Diomede intercetta il rimbalzo, attenzione, fallo di Sergio su Massimiliano Hassan, l'antisportivo chiamato da Hassan, scusate, non da Sergio, antisportivo a Norman Hassan, che è costretto ad uscire dal campo. Incredibile, un eccesso di foga da parte del giocatore egiziano che fa un fallo inutile. Si riparte con tiro e possesso per la Virtus Arechi Salerno. Si riparte con due tiri liberi per la Virtus, sbaglia il primo, ancora dolorante alla mano Massimiliano Hassan, va al secondo, tanta pressione su di lui, sbaglia anche il secondo, complice anche il dolore alla mano, 0 su 2 per lui, ma possesso ancora blaugrana e possibilità comunque di aumentare il vantaggio. Diomede scarica per Maggio, in possesso di palla, post alto, riceve Paci, l'assist dentro con il piede, Marcello Dip, 60-58 è il punteggio, 3 minuti e 15 al termine dell'overtime, 5 falli a testa e bonus esaurito per entrambe le compagini. Ancora palla per Diomede, il migliore dei suoi nell'ultimo quarto e in questo overtime, ancora Diomede tenta l'assist volante per Paci, intercettato e poi fallo di Diomede ravvisato dall'arbitro, e saranno ancora tiri liberi e possibilità di pareggio per la Juve Caserta con Petrucci. Quarto fallo intanto anche di Manuel Diomede. Primo tiro realizzato da Petrucci, arriva anche il secondo, 2 su 2, parità ancora al Palazzoli di Battipaglia, 3 minuti tondi al termine della overtime, possesso blaugrana alimentato da Maggio, si fa vedere Diomede, Maggio lo ignora, ancora Maggio, palla per Tortù, riceve in post basso Paci, prova a fare tutto da solo, Paci il gancio lungo, Ciribeni al rimbalzo, ancora Ciribeni nella metà campo salernitana, palla ceduta a Bottioni che rimette ordine, chiama lo schema ai suoi, ancora Bottioni, palla per Sergio, dentro per Deep in post basso, scarica per Sergio, Ciribeni prova il tiro da tre, ancora Ciribeni realizza, vantaggio per la Juve Caserta e fiamma ai suoi tifosi, 60-62, 2 minuti 10 secondi al termine della partita, ancora di seguire la Virtus, Diomede da 3, corto il tiro, rimbalzo di Paci, Tortù, ancora Maggio, 1 minuto 55 secondi, vantaggio, attenzione il fallo di Bottioni, due tiri liberi a favore di per Roberto Maggio, scusate, terzo fallo di Bottioni, intanto sostituzione, Virtus Arechi esce con il numero 0, Tortù rientra con il numero 33, Gianmarco Leggio.
ha approfittato coach Oldoini dell'ennesima interruzione per chiamare un mini time out e rimettere a posto le cose. Tanto si riparte dalla lunetta con Roberto Maggio, possibilità di riagguantare il risultato e raggiungere l'ennesima parità. Uno realizzato da Roberto Maggio, arriva anche il secondo tiro libero ed ennesima parità del match. 62-62 il punteggio, 1 minuto 47 secondi al termine del primo overtime. Possesso di Ciribeni, fa tutto da solo, gioco da tre per Ciribeni, realizza 64-62 per la Juve Caserta, possibilità di allungare con il tiro libero. Intanto il fischio su Ciribeni è stato di Manuel Diomede ed è quinto fallo, obbligato a lasciare il campo. Attenzione, ennesima svolta in questa partita infinita. Ciribeni dalla lunetta può chiudere il gioco da tre punti e lo fa. 62-65, vantaggio di tre punti per la Juve Caserta durante l'overtime, 1 minuto 40 secondi al termine. È costretto ad uscire Diomede per 5 falli e quindi in campo Tortù al suo posto. Perde palla Sanna sull'attacco di Ciribeni, recupera Leggio. Attenzione, palla 2 ed ennesima situazione di scintille tra Ciribeni e Sanna. Ancora a mettere pace gli arbitri, animi surriscaldatissimi. Possesso Juve Caserta, 1 minuto 24 secondi al termine, 62-65 in favore della Juve Caserta il punteggio, 3 punti di vantaggio per i bianconeri, costretti ancora a rincorrere i salernitani. Tanto ancora interruzione per la pulizia del parquet, ma stavolta si riprende celermente. Possesso con Petrucci per Bottioni. Bottioni varca il centrocampo, scusate. Palla ceduta a Ciribeni, attaccato da Tortù. Blocco di Deep, ancora Ciribeni, fuori per Deep. Da due non va Deep. Rimbalzo di Tortù e un minuto al termine. Ancora tre punti di vantaggio per la Juve Caserta. La palla è tra le mani di Roberto Maggio, che deve inventare qualcosa. 53 secondi, ancora possesso Roberto Maggio, arresto e tiro da due di Maggio, ferro, Sanna, rimbalzo, non va il tap-in sul rimbalzo di Massimiliano Sanna, molto impreciso nei tap-in quest'oggi. La palla va a Petrucci, Sanna però grande recupero, va verso il canestro Sanna, gioco da tre, realizza Sanna, provvidenziale dopo l'errore. Prima intercetta, poi in contropiede, va a realizzare, portando a casa anche il tiro dalla lunetta. Possibile gioco da tre ora anche per Massimiliano Sanna. 64-65 in favore della Juve Caserta, 32 secondi al termine dell'overtime. Possibilità ancora per il pareggio da parte di Massimiliano Sanna. Fallo è stato ancora di Bottioni, al secondo fallo consecutivo. Ha la possibilità Sanna di riscattarsi del doppio errore precedente e di pareggiare la partita. Grande responsabilità che Massimiliano Sanna si assume. 65-65 il punteggio, 28 secondi al termine, 25 ora. Attenzione, possesso Juve Caserta, potrebbe essere l'ultimo. Sanna, il fallo di Sanna. Fallo di Sanna su Petrucci, che può andare dalla lunetta, e arriva il quarto fallo per Massimiliano Sanna. Ora il numero 8 della Juve Caserta ha la possibilità, a 19 secondi, 7 decimi, di chiudere la partita. Va il primo tiro, realizza il primo tiro Petrucci. Si fanno sentire ora i tifosi della Juve Caserta, 2 su 2 per Petrucci, 65-67, time out.
imprescindibile per coach Orlando Menduto, che ha 19 secondi 7 decimi per rimettere in piedi la partita e portarla all'ennesimo overtime. Mini spot. Ultimo possesso verosimilmente per la Virtus, che si trova ad inseguire due punti di svantaggio, 19 secondi al termine, palla ceduta a Roberto Maggio. Vediamo cosa organizzerà la squadra di coach Menduto per riportare la partita al secondo overtime. Maggio ci prova da tre, non va, attenzione, fallo di Sanna al rimbalzo, e verosimilmente la partita si chiude qui sul quinto fallo di Massimiliano Sanna, costretto ad abbandonare il match. 3 secondi 9 decimi alla fine, possesso Juve Caserta, 65-67 il punteggio, e tiri liberi per Leonardo Ciribeni, numero 9 della Juve Caserta. Concentrazione per lui, prova a chiudere la partita. Primo tiro sbagliato, primo sbagliato di Ciribeni. 65-67, resta immutato il punteggio. Secondo tiro libero che va, 1 su 2 per Ciribeni, 3 secondi 9 decimi per il possesso, 3 punti da recuperare, 2 secondi, Maggio, a lui la palla, prova Maggio, non va, tabellone, incredibile, dopo un overtime si conclude il derby campano tra Virtus Areghi Salerno e Juve Caserta, 65-68 il punteggio in favore della Juve Caserta. Un saluto dal staff comunicazione della Virtus Areghi e appuntamento alla prossima gara di campionato. Buona serata a tutti.